Nunzio Quinto, nuovo direttore sanitario dell'ospedale Capilupi di Capri. Da 24 ore al posto del massimo potere della sanità caprese. Da dove venite come provenienza? Ma io attualmente, cioè attualmente, fino a poco fa ero il direttore dell'ospedale San Gennaro, un ospedale con molti problemi, anche diciamo, oggetto di riconversione probabilmente secondo quello che è l'ultimo decreto ancora vigente, che è il decreto 49 di riorganizzazione degli ospedali della Regione Campania. Ieri vi siete insediato nel posto di direttore sanitario. Come avete trovato al primo impatto il Capilupi? Lo conoscevate già? C'erate già stato in qualche altro motivo? Assolutamente no, non conoscevo e devo dire che è stata una sorpresa anche perché mi aspettavo, diciamo, una struttura più fatiscente. Invece ho trovato anche qualche isola, diciamo, felice, se così possiamo dire. Ho visto una sala operatoria che purtroppo dobbiamo rilanciare sotto l'aspetto, come dire, funzionale, di interventi, però ho trovato una buona sala operatoria, ho trovato un reparto di degenza che è molto, come possiamo definire, dignitoso e per i pazienti. Strutture tipo la dialisi che abbiamo qua a Capri, che offre un servizio importantissimo, presumo, per gli utenti, diciamo, dell'isola, non costringendoli ad andare fuori isola. Quindi è chiaro che è un ospedale un po' come tutti gli ospedali della Napoli 1, in progress, quindi ha bisogno di interventi e anche di. Sono 30 anni che stanno in progress. Ma prima ho detto che provengo dall'ospedale San Gennaro. L'ospedale San Gennaro, anche là c'era l'articolo 20 che prevedeva una serie di cose. Poi, nelle more che l'articolo 20 non si è mai portato a termine, si sono fatti altri programmi. Nelle more che poi gli altri programmi si è deciso che doveva essere chiuso, perché attualmente alcuni ospedali, come ben sapete, della Napoli 1, di fatto sulla carta sono chiusi. L'ospedale di Capri non mi risulta, anzi nell'ultimo atto aziendale anche della Napoli 1 è previsto che rimanga come presidio, diciamo, con tutta una serie di servizi, quindi noi speriamo per la cittadinanza, per me, anche se noi siamo sempre, come Di passaggio. dire, momentanei di passaggio, quindi che l'ospedale abbia un futuro certo. Voi vi occuperete anche del distretto? Sì, al momento mi occuperò anche del distretto, ho preso già contatti con gli uffici che sono presso la casa comunale e vediamo anche quali sono le problematiche del distretto da affrontare. Anzi, al momento già mi dicono che c'è una problematica legata alla carenza del pediatra di base, perché pare che è un pediatra di Sì. base e stiamo vedendo. Chiaramente io mi devo avvalere di quelle che sono le risorse aziendali per poter tamponare alcuni buchi che sono presenti in questo momento. E qui diciamo, i servizi del distretto si integrano con l'ospedale, ad esempio cardiologo distrettuale, farà anche ambulatorio qua a Capilupi. Allora, lei mi fa una domanda precoce, perché io ancora non ho preso coscienza di Diciamo, la quello. sua idea, la sua linea. Ma diciamo che il futuro della sanità è questo, dell'integrazione ospedale-territorio. Mo, lei ha assistito che è venuta anche la farmacista del territorio che dice io sono un'altra cosa rispetto alla farmacista dell'ospedale. Non lo so, per il momento è così, potrebbe essere che domani ci sia un'integrazione perché le risorse sono sempre più scarse, quindi ottimizzare le risorse per gestire delle situazioni secondo me è la cosa più interessante da farsi, quindi torniamo al discorso di integrare ospedale e territorio, perché i servizi in ogni caso sono rivolti all'utenza, ma se viene dato più sull'ambulatorio sul territorio, più si usufruisce dell'ambulatorio sul presidio, non è importante, l'importanza è l'integrazione, anche questo fatto che il responsabile, diciamo, dell'ospedale, sia anche il responsabile del territorio, dovrebbe favorire, salvo delle esistenze interne che sicuramente potrebbero esserci, di coloro che sono abituati in una certa maniera e dovrebbero cambiare le proprie abitudini, dovrebbe favorire questa integrazione. La sua linea quale sarà? Quella di conservare soltanto quello che esiste come ambulatorio, come attività al distretto o anche di recuperare servizi che mano a mano negli anni si sono persi? Ad esempio l'ambulatorio di igiene mentale che a Capri è importantissimo, è circa un anno che non si svolge più. Allora, io le rispondo con molta semplicità. Torno a ripetere, io devo avere il quadro della situazione.
molto spesso si dice che in sanità... No, perché fino almeno quella è la sua volontà, che poi, le dico, ad esempio, che poi l'ASL le dica, no, guarda, qui il nostro budget è non è quello il problema. Allora, molto spesso succede questo, che l'offerta crea la domanda. Noi dobbiamo invece valutare se la domanda ha necessità di un'offerta. Perfetto. Quindi, io penso che l'igiene mentale sia un capitolo molto cruciale dell'assistenza sanitaria, soprattutto di tipo territoriale. E i buoni rapporti che mi legano all'attuale responsabile del Dipartimento di Salute Mentale, il dottore Maurano, penso che comporterà la possibilità di valutare se anche sul consolidato di quello che era, diciamo, le prestazioni effettuate sul territorio di Capri, se ci sia o meno la necessità di riattivare l'ambulatorio. In questo momento non posso dire. E parliamo anche di altri provinciali in generale, per capire. Ma sì, allora, torno a ripetere, va sempre valutato su quello che è stato il consolidato, quelli chiusi, non so se sono stati chiusi per carenza di personale, per carenza di strutture, per carenza di altro tipo, perché non c'era domanda. E quindi è chiaro che io sono, come dire, l'espressione della sanità pubblica, quindi non, per me l'offerta pubblica è prioritaria, non prioritaria, si integra con l'offerta, ma non è che noi possiamo dire no, il pubblico si ritira, fa un passo indietro, io non sono del parere che debba fare un passo indietro. Questo ci può solo fare piacere a me, quindi. Ma quando entrerà in funzione il servizio la TAC, ovviamente sarà non solo per emergenze, anche per un ambulatorio, diciamo. Penso proprio di sì. Penso che faremo sicuramente TAC per, senza mezzo di contrasto e con mezzo di contrasto, secondo quelle che sono poi, diciamo, quello che il responsabile darà un planning. Perché diciamo l'emergenza chiaramente va coperta, però presumo che non ci sia poi tante emergenze che l'attacco non si possa prevedere un turno anche per diciamo, gli utenti esterni. Abbiamo anche la fortuna di avere l'anestesista, quindi possiamo essere autonomi il respiratore, quindi anche eventuali TAC con mezzo di contrasto cioè provengo da un ospedale dove si dava l'offerta di TAC con mezzo di contrasto, non vedo perché qua non si possa fare. L'intento è questo, poi è chiaro, siamo lì. Il nostro vantaggio o svantaggio è che noi siamo su un'isola. Il primo vantaggio è che siamo considerati l'ombelico del mondo, dall'altra parte il mare ci crea una serie di disagi non indifferenti. Per cui l'ospedale, così come anche il distretto, ma ovviamente maggiormente l'ospedale, raffigurato nel senso delle emergenze, per noi è strategicamente fondamentale, insostituibile, perché molte volte non si può riparare con il servizio dell'elicottero, a parte che all'ASL costa una tombola vera e propria, o con l'idroambulanza che può muoversi soltanto in condizioni mare tranquillo. Adesso che cosa succederà con il Capilupi? Ad esempio verrà ripristinato il servizio, ad esempio, di ostetricia e ginecologia, che al momento, diciamo, operano soltanto per le emergenze, infatti i capresi qua ne nascono molto pochi, la maggior parte nascono a Napoli, e principalmente in cliniche private, con anche una perdita anche economica dell'ASL. Io penso questo, che è una domanda un po' prematura, perché con il primario che conosco bene, il responsabile, il dottore Giacometti, avevo già previsto oggi un incontro per valutare quali sono le problematiche, anche se lei mi dice una cosa che a me non torna, che in questo momento non si possa fare. Sono le emergenze che ne fa più parte. Me lo sta dicendo lei, nel senso che non vedo perché non si possa fare il parto programmato di tipo naturale, soprattutto anche il parto cesareo programmato. La problematica, se mi consente questa cosa, non essendo comunque un medico, è della mancanza del secondo ginecologo in sala operatoria. Affronteremo anche questo problema e vediamo un pochino, perché diciamo lei sta parlando in questo senso qua, sta dicendo che l'emergenza noi la garantiamo. L'emergenza sì. L'emergenza noi la garantiamo. Ed è più difficile garantire l'emergenza che garantire, diciamo, il programmato, perché il programmato, lo dice stessa la parola, lo possiamo programmare, per cui a me se non concesso, torno a ripetere, io non mi voglio fare maestro di niente né dire o preannunciare, io però, meno che però se lei mi dice che il programmato non lo stiamo facendo, non vedo perché non possiamo programmare il programmato, nel senso che faccio un esempio, c'è un parto cesareo anche programmato, quindi non necessariamente
diciamo, d'urgenza, ma da fare con tempi certi, non vedo perché non si possa programmare per domani mattina un parto programmato. Riguardo i lavori dell'ospedale, so che bolle in pentola di riavviare i lavori dell'ala vecchia, la ristrutturazione per 1.350.000 euro. Puoi darci qualche notizia? Ho parlato con il responsabile amministrativo dell'ospedale, il dottor Lino Grosso, il quale mi ha reso noto, e ho chiesto poi il planning e il layout, diciamo, dei lavori, e quindi potrò essere preciso quando avrò queste carte. Però che ci sia questa, lei parla di 1.350.000, io non lo so, in questo momento se è 1.300.000, 2.000.000, 500.000 euro. C'è comunque la volontà. So che c'è un itinere, questa progettualità, e che si debbano fare dei lavori. Però in questo momento non posso essere più preciso, eventualmente può chiedere al dottore Grosso ragguagli più precisi. Quanti giorni a settimana sta a casa? Allora, io ufficialmente ho un ordine di servizio per 3 giorni, quindi presumo di essere quasi sempre presente in 3 giorni, poi vediamo anche, perché ho anche altri impegni a livello di Napoli, ma comunque in ogni caso. Allora, non resta che augurarle buon lavoro, con cui ci aspettiamo non molto, ma moltissimo da lei. Forse non è stato un premio andare a capo in una situazione del genere, che comunque ha generato negli ultimi mesi grandi tensioni, e ci auguriamo che lei sia, come siamo sicuri, una persona disponibile comunque a dialogare. E comunque sia una persona che intende portare avanti la soluzione a problematiche che a volte sono anche piccoline e basta poco per andare a risolvere, così come sono problematiche ben più importanti che richiedono maggiore impegno e maggiore sforzo. Benvenuto a Cambria. Grazie.